Buongiorno amici, benvenuti o ben ritornati su Foto Esplorando. Oggi siamo in località El Cito, più precisamente proprio ai piedi della salita delle faggete di Canfaito. Il problema è che su ci sono tre macchine incastrate e quindi non si riesce ad arrivare al parcheggio, perciò ci aspetterà un'avventura a piedi. Forse un piano B, adesso vedremo se riusciamo ad arrivare su, anche perché ci vuole più di un'ora a piedi solo per arrivare al parcheggio, dopodiché un altro po' di cammino per la faggeta, quindi escogiteremo un'alternativa semmai. Per scoprirlo restate con me, dai, ci vediamo tra poco, ciao ciao! Eccoci qua amici, e niente, arrivare sulla faggeta secolare Canfaito oggi è quasi impossibile perché ci sono macchine di traverso lungo la strada e toccherebbe passare sul versante ripido della montagna per arrivarci e ci vorrebbe un mese. Quindi arriviamo fin dove si può. Nel frattempo ammiriamo lo spettacolo della natura, oggi con questo bellissimo sole, con questa neve, e l'importante è avere sempre un piano B, se non riusciamo ad arrivare su, qui vicino c'è El Cito, un altro fantastico sperduto paesino, denominato anche il Tibet delle Marche, che ci darà sicuramente qualche soddisfazione. Nel frattempo volevo farvi vedere... Volevo farvi vedere che spettacolo, questo verde con questo arancione, è sicuramente qualcosa da fotografare, qualche bello scatto da portare a casa, lo troveremo. Sì sì dai, guarda qui che bello. Questi muschi con il chiaroscuro aggrappati a questa roccia. No, no, sicuramente troveremo qualcosa da fare sicuro. Però ecco, l'importante è non abbattersi, cercare di andare avanti. E anche alla partenza pensare sempre ad un piano alternativo nel caso il principale non fosse raggiungibile, e è quello che faremo oggi. Ecco, arriveremo fin dove si può e sicuramente con l'ambiente circostante avremo dei bei scatti da fare lo stesso, anche perché la neve ci dà una mano per rendere questo ambiente un po' più poetico, un po' più carino. Nonostante la neve, comunque la temperatura è alta, perché siamo sui 7-8 gradi, poi su questa salita con questo zaino si sente si sente il caldo. Va bene, procediamo e vediamo dove si arriva. Amici, sono tornato, siamo arrivati
al monumento su a Canfaito, prima del parcheggio, ma siamo comunque in mezzo alla faggeta, cioè guardate che meraviglia. E poi vi faccio vedere dall'altra parte, perché qui veramente siamo in paradiso. Chissà se ce la faccio a cadere per terra. Ah. Beh, dai, mi ero un po' abbattuto, ma mi sono rincuorato. Cioè, c'è da fare tanti belli scatti. Un posto bellissimo, con un sole stupendo, un cielo azzurrissimo che di solito magari non si addice molto alla fotografia paesaggistica perché sembra monotono, ma con questa neve, con questo sole, è davvero fantastico. Qui è il momento di divertirsi perché comincia a fare freddino. Faccio un giretto di perlustrazione e poi inizio a farvi vedere come mi posiziono. Ci siamo portati in questo pesantissimo zaino pieno di vestiti e di roba e da mangiare e da bere, ovviamente, perché mai senza acqua. Meglio mezzo chilo in più, ma una bottiglia in più serve sempre. E ecco, vi dicevo, siamo all'incrocio. Qui c'è il monumento. E siamo proprio all'incrocio dove a destra andiamo per il cito, ci andremo nel pomeriggio, quindi rimanete collegati, e a sinistra c'è la scorciatoia per il monte San Vicino, dove siamo stati l'altro giorno alla grotta, se vi ricordate, la grotta di San Francesco. Bene, dai, non perdiamoci troppo in chiacchiere. Vi stavo dicendo, zaino sempre ben attrezzato. E siamo c'è un quad cingolato che sta venendo su, pazzesco, quello con quello ci si divertiva molto oggi, era davvero bellissimo. Stavo dicendo, cosa ci siamo portati per questa giornata sulla neve. Abbiamo la nostra, infatti vi faccio vedere il quad cingolato. Che spettacolo! Bisogna comprarselo. Siamo portati la nostra fedelissima 5D Mark IV con il tuttofare 24-105, con un bel grandangolo, un 16-35, sempre serie L, e siamo portati un piccolo Canon 50 macro per cogliere magari qualche dettaglio. E tutto qua, filtro polarizzatore, e ci siamo, non serviva nient'altro per oggi, anche perché immaginavo che c'era da fare un po' di salita, quindi sono voluto stare relativamente leggero con lo zaino, anche se messo come adesso quei 12-14 kg li fa sicuramente. Bene, dai, faccio un giro di perlustrazione, poi mi posiziono e vi faccio vedere cosa faremo oggi. A tra poco. Allora, come dicevo, facevamo un giretto, ma sono voluto addentrarmi un po' più nel bosco perché per stare qui, passeggiare in questa faggeta secolare immensa, con questa atmosfera, con queste luci, con la neve che rende tutto più ovattato, più fantastico, più fiabesco, merita il viaggio solo per farci una passeggiata, quindi senza magari anche lo scopo della fotografia, ma solo per sentirsi bene nel camminare qui in mezzo questo spettacolo naturale. Vi consiglio di venirci, vi ricordo siamo alla faggeta secolare di Canfaito, vicino San Severino nelle Marche,
e abbiamo incontrato una giornata spettacolare. Davvero stupenda. Sentite? Si sente qualche uccellino cinguettare. Forse disturbato dai nostri passi. Chi lo sa. Vabbè, dai. A dopo. Rimani con me. Allora, bene. Siamo arrivati. E niente, ho piazzato il treppiede con la fotocamera, e perché abbiamo qui un fantastico faggio. Più che altro sembra un condominio di faggi, e mi ha colpito questa sua forma con questo ramo che viene in avanti. Vedrò se riesco a enfatizzarlo. Cerchiamo di metterci a 45 gradi in modo tale che avremo anche delle ombre per dare un po' più di tridimensionalità con questo sole che picchia forte. Avrei preferito uno scenario più nebbioso, più poetico, però è già tanto che siamo arrivati fino a qui oggi, quindi bisogna anche accontentarsi qualche volta, cercare di tirare fuori il meglio dalle situazioni circostanti. Perciò cominciamo a fare qualche prova e scattiamo, via. Allora, siamo pronti. Vi faccio vedere il set. Allora, ho montato il treppiede. Mi raccomando, quando poggiate lo zaino per terra sulla neve, sempre sopra la custodia impermeabile, perché sennò vi ritrovate con la schiena bagnata. Abbiamo montato il 16-35 per avere una visuale più ampia possibile, in modo da poter riprendere anche questi rami in primo piano. Vi faccio vedere l'inquadratura, che dovrebbe essere grosso modo questa. Ora vi dico i parametri di scatto. Abbiamo messo ISO 100 perché abbiamo una luce pazzesca, anzi forse anche ISO 50 potremmo mettere, ma adesso non mi sbilancio. Abbiamo messo un F16 di diaframma in modo da avere più profondità di campo possibile, e come tempi siamo a un centesimo. Adesso faccio una prova. Direi che abbiamo fatto strike al primo colpo. Proviamone una un po' più scura. Ok, dai. Bene, facciamo qualche dettaglio e ci spostiamo per qualche altro scenario. Dai, rimanete con me. Intanto, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di mettere un like al video se vi piace. Aspetta che mi metto gli occhiali perché qui acceca. Mettete un like al video se vi è piaciuto, soprattutto iscrivetevi al canale perché è molto importante, e poi attivate anche le campanelline così sarete aggiornati sulle mie prossime uscite. Che dire, continuiamo a scattare in questo paesaggio fantastico oggi, dai. A tra poco. Bene amici, abbiamo fatto qualche bello scatto e adesso siamo sulla strada del ritorno. Siamo appena partiti, quindi la macchina dista circa 3 km, quindi lungo il percorso di ritorno sicuramente ci sarà occasione e modo di scattare qualche altra bella foto. Dai, procedo e poi vi faccio sapere. Amici, mi sono imbattuto in una cosa e adesso ve la faccio vedere perché è veramente bellissima. È la natura
come sempre detto, nei boschi ci regala bellissime cose se sappiamo guardare. Adesso mi sto addentrando sotto un albero, guardate dove è nato questo fiorellino. Sotto la neve. Vedo se riesco ad avvicinarmi di più. E questo si merita tutte le foto del mondo. La natura comincia a svegliarsi, tanto siamo ai primi di marzo, perciò la primavera è imminente. E infatti sto vedendo che sotto la neve ci sono tracce di fiorellini, di erba verde, il che significa che il sottobosco si sta svegliando, si sta muovendo, e questo fiorellino ne è senz'altro la testimonianza più evidente. Bene, procediamo perché questo non me lo voglio perdere. Allora, abbiamo posizionato il nostro cavalletto. Ora vi faccio vedere l'inquadratura. Non so se riuscite a vederla. Siamo a 105 mm. Abbiamo messo ISO 100. Aspetta che mi appoggio, ecco qua. Abbiamo messo ISO 100. F4 per creare un po' di sfocato. E vediamo con che tempi stiamo scattando, cosa ci dà la macchina. 1/800. Allora, diamo un timer di 2 secondi e vediamo. Direi che scatti come questo valgono l'escursione. Quando si trova questi dettagli dello spettacolo della natura, ti emozioni. Sembra una cosa banale, ma trovare questo fiorellino che è riuscito a spuntare nonostante la neve sotto un piccolissimo e giovane faggio, è bello, bellissimo. Abbiamo fatto alcuni scatti, adesso forse farò qualche macro col 50 Canon macro. E dai, proviamoci, vediamo. Ho optato per mantenere il 24-105 e vi spiego perché questa lente, nonostante sia un tele da 24-105, quindi abbiamo circa un 4x, però riesce ad avvicinarsi molto al soggetto, cioè ha una messa a fuoco davvero vicinissima, e considerate che potrei ancora avvicinarmi, però per la composizione basta così. Perciò, senza stare a cambiare obiettivo, avvicinandomi ancora riesco a far entrare bene il fiore nell'inquadratura. E certo, non andrò di dettaglio sull'interno, sui pistilli e quant'altro, però è davvero un bello zoom questo, ti consente di avvicinarti veramente veramente moltissimo al soggetto. Ecco, adesso potrei avvicinarmi ancora 4-5 cm sicuramente, quindi proviamo e poi proseguiamo il viaggio di ritorno, dai. E niente, qui è una continua sosta perché mi sono imbattuto in qualcos'altro di carino, a parte dei rovi con degli spini che pungono. Comunque, ho incontrato questi 3-4 alberi, anzi, che risaltano nella neve. Adesso dalla GoPro forse non si vedrà bene, perché il loro tronco è pieno di questo muschio verde brillante. E con dei chiaroscuri molto belli. Quello che vorrei fare è cercare di isolare quell'albero laggiù, di metterlo in risalto in mezzo a questi altri alberi che userò come quinta, perché dove batte il sole, un po' più vicino, risplende proprio questo muschio verde bellissimo.
e vediamo se riusciamo a metterlo in risalto con uno scatto. Dai, ci proviamo, posizioniamo il cavalletto e vediamo cosa esce fuori. Dai. Bene amici, abbiamo fatto delle belle foto. Ora mi aspetta la strada di ritorno per la macchina, circa un'oretta, un quarto. Poi faremo una piccola pausa, come sempre, perché lo stomaco segna l'ora. E però rimanete con me, perché pomeriggio vi porterò a El Cito, che è il posto dove c'è il nostro carissimo ristoro, e faremo qualche scatto a quel bellissimo paesino denominato anche il Tibet delle Marche, e poi vedrete perché. Quindi rimanete con me, perché la giornata non è finita. Vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto, mi raccomando, ma mi raccomando ancora di più, iscrivetevi al canale, facciamo crescere questo canale, perché vi proporrò sempre delle belle escursioni, delle belle esplorazioni con posti conosciuti e posti meno conosciuti, visti secondo i miei occhi e visti attraverso l'obiettivo della mia fotocamera, ovviamente. E che altro dire? Se volete, attivate la campanellina, così rimanete sempre aggiornati su queste mie nuove esplorazioni. E ora siamo arrivati alla strada che ci porterà in circa un'oretta al parcheggio della macchina. Dai, rimanete con me, ci vediamo dopo, mi raccomando. Ciao!